questa norma che abbiamo inserito con il ministro Profumo diciamo a dicembre del decreto sviluppo e che trasformerà i libri di testo nella scuola italiana dal 2014 per tutte le prime gradualmente, cioè in libri misti, libri digitali, è un cavallo di Troia che abbiamo inserito, diciamo, in un ambiente, in un mondo come quello della scuola, che è molto inerziale, riproduce se stesso continuamente, che è in grado potenzialmente di trasformare radicalmente che cosa? Il modo di insegnare e di apprendere. E questo è l'obiettivo delle tecnologie. Guardate, la tecnologia non è un obiettivo in sé. Io dico sempre, diffidate dai fanatici della tecnologia, da quelli che vi dicono l'ultimo software, l'ultimo modello del che fa meraviglia, quel genere. Questi neofiti dell'informatica, sarà che io forse, avendo più di 35 anni di informatica sulle spalle, come posso dire, non mi appassiono più di tanto allo sviluppo tecnologico, ho cominciato le schede perforate, pensando un po'. Quindi, ma perché? Perché la scuola non deve perdere proprio, che è un obiettivo educativo. Se questi, nella misura in cui questi linguaggi, le tecnologie aiutano a raggiungere l'obiettivo che è quello della scuola, allora sono utili e la scuola non deve trincerarsi dietro diciamo, degli atteggiamenti di rifiuto pregiudiziale, ma non devono rappresentare l'obiettivo. Non è che si porta la tecnologia nella scuola perché le tecnologie si usano nel mondo e allora bisogna che anche la scuola sia debole. Questa è una sciocchezza, perché allora sarebbe insegnare a usare il bancomat, a usare la carta di credito, a usare, facciamo educazione economica, se insegniamo ai ragazzi a usare il bancomat, ma i ragazzi non hanno bisogno di venire a scuola per usare il computer o per imparare ad usarlo, anzi, ne sanno molto meno di voi. Non hanno assolutamente, non può essere questo l'obiettivo della scuola. L'obiettivo della scuola rimane quello di educare, rimane quello di aiutare a sviluppare un pensiero critico, a sviluppare un pensiero complesso, e questo si può raggiungere in tanti modi, forse anche uscendo da uno schema trasmissivo, narrativo, esclusivamente storico-narrativo, che invece è quello che usiamo per tutte le materie, perché capisco che se uno racconta, voglio dire, la storia della letteratura, ma spesso si usa lo stesso sistema anche quando si insegna l'equazione di secondo grado, o si raccontano le cellule, o si raccontano, allora questo schema narrativo oggi può essere migliorato.